Salve a tutti, Fred, salve su Supercorri. Stadan, cosa torna oggi? Il nostro Formula 1 pole position, ragazzi. 25 anni dopo lo rigiochiamo. Gioco del 1997, gioco di Ubisoft. E quindi le aspettative erano molto alte, invece deluse completamente, perché fu un gioco davvero abbastanza deludente. Questa era un po' la risposta che avevamo noi del Nintendo 64, l'unica, per controbattere Formula 1 95 di PlayStation, che era un gioco sontuoso da tutti i punti di vista. Non ve lo riesco a portare, ragazzi, perché non riesco a trovare una ROM che funzioni. Però devo dire che era una risposta molto nefasta. Ubisoft all'epoca faceva un gioco che si chiamava Monte Carlo World GP, una cosa del genere, non aveva le licenze. Su quella base costruì questo titolo, che aveva le licenze, come potete vedere, del 1996, però uscì nel 97. Un gioco che aveva parecchi difetti, adesso ve lo faccio vedere, però sostanzialmente io, che ero uno dei pochi che avevo il Nintendo 64 nel 97, lo dovetti comprare perché era l'unica cosa che c'avevo, vedete? Gioco del 96, quindi primo anno di Schumacher in Ferrari. E ragazzi, già rispetto a Formula 1 World Grand Prix che abbiamo visto l'altra volta, era molto inferiore. Adesso andremo a vedere. Costava tanto e dava poco, però a livello grafico, perlomeno rispetto a quello della PlayStation, era meglio. Ma raga, molto problematico come titolo. Partiamo, va. Come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo, al secondo canale Supercorist Gamer, dove ho attivato anche gli abbonamenti e troverete dei contenuti, video, ghiotti solo per quel canale. Al canale Shorts, corrate Supercorist Shorts, al canale della palestra, corrate Esposito Personal Trainer, dove ogni giorno vi metto i migliori video della palestra miei che posso realizzare. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola, c'è il canale ufficiale Supercorist 84 di Telegram per le news di anteprima, sono da giù, qui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali. E c'è il canale Telegram delle offerte Supercorist, offerte Amazon, dove ogni giorno vi metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi, e ci sarà di tutto, da qui a Natale, raga, spacchiamo. Allora, ecco qui le funzioni, vedete, non c'era nessun richiamo alla Formula 1 reale, a parte sta scritta sopra. Però c'era il World Grand Prix, che era il mondiale, Battle, che era una gara così, Time Trials, c'era il roster, dove potevate scegliere di cambiare scuderia ai vari piloti. Questa era una figata che non c'aveva nessuno. I record e la configurazione. Io direi di fare battle. Andiamo a provare una gara così a casaccio. Allora, vi faccio vedere anche com'era il calendario del 96. Australia, Brasile, Buenos Aires, che non c'è più da tanti anni, Nürburgring, Imola, Monte Carlo, Catalunya, Gilles Villeneuve Canada, Magny-Cours, Silverstone, Hockenheim, il vecchio, Ungheria, Spa, Monza, Estoril, Suzuka. Pensate un po' voi, ragazzi. Era un calendario, praticamente tre gare fuori, quattro gare fuori, tutte in Europa. Bellissimo. Vai. No, che cazzo più, Suzuka, va bene. Ecco i piloti, ragazzi. Ferrari, Schumi e Irvine, Alesi e Berger, che si scambiarono con Schumacher e Irvine. Il E c'era Driver X, che era Villeneuve, che purtroppo non si poteva mettere, perché a parte che date in nascita 1955, che cazzo correva, 40 anni. Comunque questa era Villeneuve, non c'era la licenza per Villeneuve perché aveva fatto un contratto particolare. Ecco Häkkinen e Coulthard con la McLaren, l'ultima con la famosa livrea Marlboro. Panis e il mitico Pedro Paolo Diniz con la Ligue. Barrichello, Martin Brundle con la Jordan, fece un incidente Brundle quell'anno pauroso. Johnny Herbert e Heinz Harald Frentzen con la Sauber Red Bull. Eccolo qui il mito, Jos Verstappen, un grande, con la Arrows, con Riccardo Rosset. Ukyo Katayama, scusate quando ne ha combinato. Con Mika Salo in Tyrrell, Pedro Lamy e Giancarlo Fisichella in Minardi, ma c'era anche la Forti con Montermini e Badoer, che non corse mai praticamente, ragazzi, non corse mai. E noi ci pigliamo Schumacher. E vedete, potevate scegliere pure su queste gare se fare tutta la griglia al completo. Qua si poteva aggiustare tutto, a boh, difficoltà, slick, semi-automatic, manual brake, vabbè, le sospensioni, i vari alettoni, la benzina, sì, perché quella. Comunque c'erano tutte le regolazioni che noi qua non staremo a fare, perché a noi ci interessa a correre, non siamo i tipi da pista. Guarda quanto era bello per la griglia, Hill, Berger, Häkkinen, Ming, Schumacher solo quarto. Si parte France! Suzuka, mamma mia. Vedete, non c'era la telecronaca, non c'era. Oh, ahia, ma. No, che partenza di merda.
Ma che stiamo a fare? Dai, scioma! Madonna, la grafica era veramente uno sbratto. Però era un po' meglio di quella della PlayStation, perché comunque le texture non erano così poligonali, ma... Minchia, raga. Si fa veramente fatica. Mettiamo un attimo... Ah, si poteva cambiare, guarda qua. Meglio sta inquadratura qua, almeno. E guarda dietro, era sempre la medesima. Ah, Schumacher deve recuperare. Ha pure le piste, guarda. Guardate le nuvole. Porca zio. Ma cazzo sta? Ah, pure questa. Questa è ancora meglio. Almeno a livello inquadratura. Ah, ma non tiene un cazzo sta macchina. Ah, questa è l'inquadratura dell'asfalto ingiocabile. Cioè qua non potevate mai capire dove andavate. Ecco l'inquadratura famosa, che era quella là da dentro. Non c'era manco la ripresa del volante. Infatti dopo, quando uscì World Grand Prix, molto meglio quel punto di vista. Ah, sentite, non c'erano telecronache, c'era solo il ciccio pasticcio che ti diceva. Ah, minchia che mazzate, che ti diceva dove andare. Guardate le sospensioni che compenetravano la gomma. Oh, questa è un'inquadratura che mi piace. Questa è un'inquadratura classica che metto sempre io pure oggi. Dai. Oh, asciumi tutto all'esterno. Prendo un po' d'erba. Dai, ragazzi, stiamo a recuperare. Ma andiamo a vedere Monte Carlo. E quella è la gara dove la grafica si può valutare di più. E 25 anni fa, ragazzi, questa è la Route Hopper. Ma che cazzo ha fatto? Ha cambiato, ho messo la marcia manuale. Ah, vedi, dopo quando acceleravi troppo ti partava la macchina. Ah. Che cazzo è? Allora, ragazzi, andiamo a fare pure Monte Carlo, va. Per vedere proprio la grafica pura di questo gioco. Qua potevate mettere il nome per ricordarvi il record che avevate fatto. Pack in su, c'era pure i tempi di caricamento alla fin fine. La particolarità delle... Mangolo... Non ci stava manco il replay. Siamo pure un po' di bagnato, dai. Eppure noi ci accontentavamo, eh. Siamo la McLaren. L'ultima McLaren con la livrea Honda. C'è Honda, Marlboro, Honda. Qua già era McLaren Mercedes. Pazzesco. Ma come si fa? Ok, vedi, si può da pure velocizzare, vai. Akine! Minchia. C'era sempre questa nebbia che andava a oscurare l'orizzonte perché era un trucchetto. Sì, ma perché non mi parte a me la macchina, porco zio? Mamma mia, voglio... Oh, cazzo. Minchia, raga. Porco zio, meno male che non ci stanno le danne. Ma proviamo a fare pure il pit stop. Annaggia Eva. C'ho un'inquadratura diversa. Ho sbagliato inquadratura. Dai. Vabbè, lasciamo sul gol. Sound. Guarda qua. Curve cieche. Macchina in dodicesimo, prova a risalire. Oddio, si è girato, madonna sabato. Tunnel, guardate là, cioè vedevate a un metro da voi già ci stava il pop-up. Ma pure PlayStation era così, eh. Vedete, qua arrivavi qua, non vedevi la curva. Oh, riprende le Ferrari. Bella, arrivava la curva, poi non sapevate dove si trovava. Pazzesco. Però dovevamo mettere i danni, cazzo. Va bene, Hakkinen, fai tu, eh. Vogliamo arrivare sani e salvi. Ah! Ma non mi ricordo dove stavano i box, perché non stavano qua dove stanno. Ah sì, più o meno stanno là. Via, la strada rossa. Ah, quindi praticamente, vedi, non succedeva nulla. Entravate, uscivate come se non ci fosse un domani. E a chi ne scala al settimo posto. Anche qua i tempi di sosta erano assurdi. Cioè, noi siamo fermati ai box, non già superate nessuno praticamente. Oh!
macchine, guarda là che sta a fa culo. Guarda che sta andando a fa ste macchine. Vai mica. C'era anche mica Salo, c'erano dei finlandesi veramente di qualità all'epoca. Che è successo? Che cazzo è sto rumoretto che non capisco mai. Dai, ci stiamo a prendere la mano, voglio. Porco zio. No! Guardate le sospensioni come compenetravano le gomme. Con nonchalance però, eh. Andiamoci a prendere il podio, mica. No! Vabbè. Stiamo a recuperare, guagliò. Praticamente la guidabilità è la medesima dell'asciutto, solo che gira di meno la macchina. Pazzesco. Povero pad. Ah! Raga, ultimo giro. Mica ci prova. C'era là davanti, tutta la prima curva, arriva pure lui. Minchia, guardate che pop-up. Qua era proprio una costruzione della pista mano a mano che arrivava. Guardate che SSD veloce. Oh, va mica, va mica. Dai che sto a recuperare. No, 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 mica, dai. Non li vede, ma li sente. Dai, voglio. Oh! Eccolo! Si butta, no, quarto, quarto, quarto. Dai, sta là, Luterzo. Dai, mica, mica, sta là. Battaglia! Oh, terzo! Dai, mica, adesso non sbagliare. Non mi sbagliare qua, mica. Che tanto mette a mezzo la strada. Li vede dietro. Anche se non si vede nulla, ma lui li vede. E vai podio di Mikkakkinen. Pazzesco! Guarda, mi sono sentato dentro la strada, guarda là. Vince Schumi! Ci sto mangiando una scena del podio, nulla, è così. Così ce lo dobbiamo prendere. Beh, raga, questo è il primo gioco su Nintendo 64, è stato un disastro. Pagato a caro prezzo. Quindi, che vi volevo dire a voi? Spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo nei prossimi video, il vostro Supercorse. Ciao, ragazzi.